C'è subbuglio all'interno della città di Agrigento. L'avvicinarsi delle elezioni amministrative ha smosso gli equilibri dentro e fuori partiti. È il caso della nascita di Epolis, che in questo momento ha i riflettori puntati, visto il numero elevato di partecipanti al progetto e anche la loro eterogeneità sociale, rappresentando diverse categorie produttive e professionali della città. Ma tanti movimenti nascono anche dal web, come il gruppo creato su Facebook Sindaco Ideale per Agrigento, che dal mondo virtuale questa sera si misurerà con la realtà, con il primo incontro in piazzetta San Calogero. E oggi prenderà il via anche il progetto Agrigento On del Partito Democratico, una piattaforma che consentirà a chi lo vorrà, dicono i promotori, di interagire per la definizione di un programma partecipato e condiviso per la città di Agrigento da presentare alle prossime elezioni amministrative. Ma i partiti devono fare i conti con le correnti interne e con le alleanze. È il caso dell'UDC, che ad Agrigento riproporrà ai cittadini l'uscente Marco Zambuto, che ha ottenuto l'appoggio dell'API, e di movimenti e correnti fuoriusciti da altri partiti. Ma è ormai lontana la possibilità dell'appoggio dell'intero terzo polo o degli alleati già sperimentati come PD e Forza del Sud, ed è già polemica. Basta ascoltare le parole del coordinatore regionale dell'UDC Giampiero D'Alia, molto esplicite contro Future Libertà e Movimento per l'Autonomia, che ad Agrigento prendono sempre più le distanze da Zambuto. Ma intanto il terzo polo è l'UDC. Quindi Zambuto è il presidente del partito, l'UDC c'è un suo candidato, non ha bisogno di andarlo a trovare. Mi meraviglia che altri per fare un danno all'UDC pensino di trovare altre soluzioni. Ognuno è libero di fare ciò che ritiene. Intanto l'API, l'UDC ed altre formazioni civiche si presenteranno a sostegno di Marco Zambuto alle prossime elezioni amministrative. Chi si assumerà la responsabilità di fare la guerra al nostro partito è fuori dal terzo polo. I conti non tornano neppure all'interno delle coalizioni, per così dire naturali, come il caso del terzo polo. Quindi bisogna cercare alternative. E allora ecco servita la proposta del senatore del Partito Democratico Benedetto Adragna. Il leader del PD sta vivendo in questi giorni a Roma l'esperienza del governo Monti, che vede insieme PDL, terzo polo e Partito Democratico. Un'alleanza fuori dagli schemi per superare la crisi economica. E allora perché non uscire fuori dagli schemi anche ad Agrigento, che con le sue emergenze continua a essere negli ultimi posti in tutte le classifiche nazionali? Lo chiede Adragna, che propone la formazione di un team fuori dalle logiche di partito, coinvolgendo i movimenti e chi si vuole spendere per il territorio, trovando un soggetto che possa fare squadra. Allora io sarei tentato di mettere in piedi un'iniziativa che possa coinvolgere tutti questi mondi, dal forum a quest'ultimo soggetto di Polis di cui lei ha parlato, di tanta associazioni, volontariato che vuole mettersi insieme a quei partiti che ci stanno, e lì veramente non faccio alcuna divisione, non metto alcun muro. Se questa cosa può essere messa in piedi, possiamo pensare a una sorta di armistizio, vogliamo dire, un po' quello che sta avvenendo in Italia, perché alla fine chi possa trovarne soprattutto gaudio possa essere la città di Agrigento. La proposta è molto provocatoria e tutti, dentro e fuori i partiti, dovrebbero dare una risposta. Se la finalità è rilanciare la città, in effetti perché non farlo tutti insieme? Chissà se la politica agrigentina e le sue logiche interne riusciranno a fare un passo indietro. Certo, in realtà pare molto difficile.